Questa mattina vogliamo meditare, siamo anche in tempo di Quaresima, quindi è giusto adesso soffermarci sulla figura di Maria che ha instaurato questa sua relazione con Dio, con il suo figlio, una relazione di profondo amore, di una pienezza d'amore, perché Maria è l'Immacolata Concezione, con lei che non è stata sfiorata dal peccato originale. E nonostante tutto questo privilegio, Maria ha saputo conservare un atteggiamento fondamentale nella sua relazione con Dio, il silenzio. Questo silenzio che ci viene chiesto, soprattutto anche nei nostri giorni, per poter far tacere dentro di noi parole inutili, parole umane, per poterci mettere in ascolto della vera parola di Dio, che esce dalla sua bocca e ci riempie di ogni grazia e di ogni gioia. E leggendo un libro che naturalmente viene riconosciuto, c'è un'autorizzazione vescovile, La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà di Luisa Piccarreta, scorgiamo degli elementi importanti che questo silenzio, come è stato vissuto da Maria, può essere meditato da noi e incarnarlo poi ognuno di noi nella nostra storia, nella nostra spiritualità quotidiana. Nel libro si dice che Maria non ha mai fatto la propria volontà, ma sempre quella di Dio. Questo ci fa capire perché Maria è stata scelta come madre di Gesù, Maria concepita senza peccato originale, è stata assunta in cielo senza alcuna macchia nel corso della sua vita. Nella vita di Maria, come ci raccontano anche i Vangeli, sono pochissimi quegli interventi che lei ha fatto nei confronti di Dio, nei confronti del Figlio. In modo particolare conosciamo dall'Evangelista Luca la preghiera del Magnificat. E vediamo soltanto Maria quando dialoga con l'Arcangelo Gabriele per comprendere che cosa le viene chiesta e che cosa ne sarà della sua missione, per cui risponde il suo sì, e poi la vediamo a Cana di Galilea. La vediamo Gesù nel Tempio e a Cana di Galilea. Tutto il resto della vita di Maria è una vita di forte silenzio, di ascolto, di affidamento. Eccetto proprio queste 40 parole, Cana, Tempio e Magnificat in Caire, Maria entra nel silenzio più totale del suo cuore. Attenzione, non è un silenzio passivo, quello di Maria è attivo, perché in quel silenzio continua la sua preghiera, la sua ricerca di voler fare sempre la volontà del Padre, la volontà di Dio. Questo atteggiamento sicuramente unico nella storia dell'umanità ci fa comprendere, ecco, la bellezza, ci fa comprendere la profondità, la sublimità di questa donna che ha saputo con umiltà accogliere un dono straordinario che Dio le aveva concesso, ma di non farne un suo cavallo di battaglia, ma preferendo invece la strada dell'oscurità, del silenzio, della fede, quella fede
che noi dobbiamo imparare molto da Maria, quella fede che la porterà poi a vivere in pienezza il mistero della passione, morte e risurrezione. Maria è piuttosto una persona umile e misericordiosa, concreta, mai al centro della scena, ma sempre presente. Un esempio per tutti noi, per il modo di stare in mezzo alla gente. Il suo silenzio era piuttosto meditativo, orante. Un silenzio della bocca e della mente, quale mezzo efficace per aprire il suo cuore e parlare intimamente con Dio. Ecco, la preghiera, come diceva Teresa, lo prende proprio dalla meditazione del Vangelo su Gesù, su Maria. Nel pregare non consiste nel molto pensare, di farci tante domande, tanti ma, tanti se, non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare. E l'amore della preghiera deve emergere nella nostra vita, nel nostro atteggiamento, nel nostro comportamento, nel nostro modo di essere. Dobbiamo avere quel desiderio di raggiungere dentro di noi quell'essere veramente uomo o donna di preghiera, che non significa stare sempre in ginocchio, ma significa che l'anima, ovunque essa si trova, prega. Interiormente si prega. Una orazione che è iniziata già dalla nascita e forse anche prima, dal momento che è stata concepita senza peccato originale. Una preghiera che ha accompagnata la vita di Maria, anche nei momenti in cui non comprendeva quello che succedeva. Come dice Luca, l'Evangelista, Maria osservava queste cose meditandole nel suo cuore. Dobbiamo accogliere questa verità per poter governare meglio la nostra razionalità, altrimenti anche nei confronti delle cose, delle esperienze spirituali, esperienze soprannaturali, esperienze di Dio, perché quando si vive con Dio già siamo con uno sguardo verso il cielo. E la ragione non potrà mai comprendere se non mediante attraverso l'affidamento, la consegna di una totale fiducia che Lui desidera, che noi abbiamo per vincere le nostre paure e le nostre difficoltà che poniamo con la ragione dell'incontro con Lui. Quindi Maria ci dice proprio questo, di serbare nel cuore, meditare, pregare, condividere con Gesù, condividere con lei, con Dio. Occorre osservare che una persona si realizza e cresce nella sua statura quando incontra un amore gratuito. Questo è nell'esperienza di tutti, perché quando ti accorgi di essere amato, ti rendi conto di non essere più un individuo qualsiasi, uno dei tanti, e prendi consapevolezza di questo amore. Che noi dobbiamo, come dice Maria, se sapeste Dio quanto vi ama, piangereste di gioia. Ma noi quanto effettivamente diamo per fede che Dio ci ama, anche nei momenti di avversità, nei momenti di tempesta, nei momenti di scoraggiamento, nei momenti anche di gioia, perché il Signore non lo dobbiamo pensare soltanto nelle prove, ma anche quando stiamo bene, siamo gioiosi,
siamo sereni, grazie, grazie papà, grazie Dio, perché tutto è opera sua e tutto appartiene a Lui. Noi siamo, dobbiamo essere tutto completamente di Lui. E quindi questo sentirci amati ci ricarica interiormente, anche nei momenti difficili, anche nei momenti della prova. Che pensare allora che Maria ha incontrato l'amore vero e nel dialogo orante con Dio si è accorta di essere un qualcosa importante per il Padre, per Dio. Maria, ecco, nell'amore comprende quanto effettivamente Dio ha posato il suo sguardo su di lei, ha guardato l'umiltà della sua serva, lei canta nel Magnificat. Nel profondo del suo cuore, nel cuore di Maria, incontriamo la fede e la luce divina. Non per arrivare a una conclusione razionale, ma per vivere un dialogo senza parole, di carico di abbracci e di gioia. Non ci deve stupire se il cuore di Maria trabocca di gioia quando si è resa conto che dono Dio le aveva concesso, non preoccupandosi però delle conseguenze di quel dono che dopo le avrebbe potuto arrecare. C'era una sola gioia che bisognava cantarla: l'anima mia magnifica il Signore. Nel silenzio di Maria possiamo, come dice Luisa, possiamo scorgere questi atteggiamenti. Maria è turbata e pensosa. La vediamo così all'annuncio dell'angelo. Era promessa sposa di Giuseppe e quindi aveva nel suo cuore i sentimenti tipici di colei che doveva fare l'esperienza del matrimonio. Doveva sposarsi, doveva celebrare le nozze, tutta la gioia di una giovane che si appresta a celebrare il giorno più bello della sua vita. In quell'annuncio ha intuito il passaggio di Dio attraverso la sua vicenda umana, in un modo da lei senz'altro inattesa, ma ha visto anche la difficoltà di conciliare l'adesione totale alla volontà di Dio con quello di realizzare il suo sogno, la famiglia con Giuseppe. Due contrasti. Vuole fare il divino volere, ma dall'altra parte, nella sua dimensione umana, vuole realizzare questo sogno di avere una famiglia con Giuseppe. Tutto questo però non mette dubbio alla sua scelta. Vista la sua fede, ha dovuto allargare gli orizzonti della sua autocoscienza e del suo grembo per poter dire: eccomi, sono la serva del Signore. Ecco, Maria nella preghiera intuisce una priorità di verità che lo sente dentro, perché sta nell'amore, nella verità, comprende nella verità che la famiglia è cosa buona, ma come è più importante per lei accogliere questo invito per entrare sempre nella divina volontà, nel divino volere. Eccomi, sono la serva del Signore. Il servizio, mettersi a servizio di Dio con umiltà. Con umiltà. Soltanto quel dialogo orante gli ha potuto dare la forza di accettare quello che sfuggiva a ogni logica umana, e non le ha fatto forse pensare al rischio di lapidazione che correva accettando una gravidanza fuori dal matrimonio. Maria non ha avuto paura di quello che le poteva succedere nella sua vita concreta, reale, storica. Si è affidata. Colui che l'ha scelta per essere la madre sua avrebbe pensato lui a come liberarla dalla morte.
che ne poteva attendere, a causa della legge della lapidazione per una gravidanza fuori dal matrimonio. Ecco la forza della preghiera che ti fa, la forza della preghiera che ti induce all'affidamento. E l'affidamento naturalmente non ci sono percorsi razionali per cui noi diciamo adesso mi affido, perché ci sono queste mille possibilità che qualcosa si adempia. Sono proprio quelle mille nostre possibilità che Dio non sceglie, perché altrimenti che senso avesse il nostro affidamento a Lui? Quale merito ne avrebbe? E allora dobbiamo metterci sempre più da parte, no? Per far spazio a Dio nella nostra vita, perché Lui possa operare e agire secondo le sue strade, che a noi forse ci faranno anche paura, perché non abbiamo una razionalità della strada che Dio ci propone. Non c'è tanta luce, perché abbiamo poca fede. È proprio questo che il Signore ci chiede, di intensificare nell'esperienza della preghiera la nostra vita di fede, di alimentarla di quella fiducia, di quella luce, per poi attendere e intraprendere quelle strade che sono volute da Dio per noi. Perché? Non perché Dio si diverta a giocare a nascondino con noi, ma perché Dio sa che quella è la strada che ci porterà diritto alle porte del cielo. Lui traccia, l'amore traccia dal cielo le strade per ognuno di noi che abbiano un solo senso unico, quello di imboccarla verso, noi dobbiamo imboccarla per andare verso il cielo, verso il paradiso. Le nostre strade sono sempre doppio senso, abbiamo sempre un qualcosa da dare, un qualcosa da ricevere. Dio dona solo, cosa si attende da noi? Sono una risposta d'amore, e non ci chiede niente di più. Ecco allora l'importanza, no? Di mantenerci in questo dialogo di preghiera per comprendere soprattutto per poter chiedere al Signore soprattutto la grazia di poterci affidare a Lui. Una seconda immagine viene da Maria e tenerezza. Lo si vede chiaramente quando ritrova Gesù bambino nel Tempio. Le parole, le dolci parole che escono dal cuore di questa madre. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre Dio coinvolge Giuseppe in quell'ansia, no? Gli fa comprendere che lui ha una famiglia. Angosciati, ti cercavamo. Rivelano lo stato d'animo che stava vivendo, ma anche la delicatezza con cui ha parlato a quel figlio. Maria era una madre, ma aveva un grande rispetto per quel figlio. Esercitava la sua maternità, la sua autorevolezza di madre nei confronti di un Dio che si è fatto carne, ma nello stesso tempo il suo modo di agire, il suo modo di interagire con il figlio si fondava sempre su una priorità che aveva sia Maria nel suo cuore, ma anche Gesù: la volontà di Dio. Entrambi avevano una cosa in comune: adempiere la volontà di Dio. Quella forza di comunione lo porteranno fino ai piedi di Gesù sulla croce, Maria ai piedi della croce. Quella forte unione di volontà per realizzare il volere divino, per realizzare la volontà del Padre, di spalancare le porte del cielo a tutti gli uomini di buona volontà, per spalancare le porte della vita e uccidere la morte. E questo pensiero accompagnava sempre la vita di Maria e il suo cuore. Erano le priorità che li qualificavano come tali di essere
fortemente credibili, e anche a noi ci chiedono questo, di essere anche noi credibili nelle priorità che daremo nel nostro cuore. Maria non è soltanto la madre di Gesù, ma anche la nostra madre, e quella tenerezza che la rivolge anche a noi quando si accorge della nostra stanchezza e la fa notare al Signore. Maria come madre sa riconoscere quando i suoi figli sono stanchi e non pensa ad altro se non a dire: riposati figlio mio, poi mi racconterai, e dirà a suo figlio come a Cana di Galilea: non hanno più vino. Terzo aspetto, Maria ha una maternità ferita. Immaginiamola sotto la croce. Ognuno di noi ha fatto esperienza della sofferenza e anche della morte, ma nessuno di noi credo che l'ha vissuto in silenzio. L'immagine che abbiamo della crocifissione penso sia un po' piatta, come lo è in un quadro e in una pagina del Vangelo. Maria l'ha vissuta nella realtà, anche dal punto di vista emozionale. Era suo figlio. Quei corpi straziati sulle tre croci che ansimavano, quelle ferite che grondavano sangue e che straziavano il cuore solo a vederle, quei rumori di ambiente nel quale si confondevano i commenti dei passanti con gli insulti dei soldati che stavano soltanto aspettando la morte di quei tre, di quali probabilmente non si sarebbe più parlato di loro. Per loro quello che era soltanto un giorno di lavoro. Si può immaginare la forza della tentazione che Maria deve aver vissuto e la forza della sua preghiera silenziosa con la quale lei si affidava a Dio per non fare la sua volontà ma la volontà di Dio. Chi non vorrebbe, chiesto giustizia, almeno la grazia di non cercarsi la giustizia per conto proprio? Chi non avrebbe implorato Dio per non farsi togliere il proprio angolo di paradiso? Chi non avrebbe chiesto di essere sanata nelle proprie ferite? Maria non fa tutto questo, lei no. Ha capito ancora che deve andare oltre l'evidenza dei fatti. Il significato di quel dialogo di sangue tra due cuori feriti. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Maria si vede sostituita in un momento così atroce, così straziante per la sua anima, addirittura come quasi, ecco, dire: dimenticami, c'è questo tuo figlio Giovanni che Gesù affida a lei. Una maternità ferita. Come tu sei mio figlio, mi dai Giovanni. Ma anche in quello Maria non discute. Silenzio, offerta e preghiera. Perché la strada che Dio l'ha tracciata è quella che poi si farà luce dopo quegli fatti e quegli eventi. Maria, che stava perdendo la propria maternità, con la morte di suo figlio l'ha riacquistata sotto la croce e l'ha riconquistata, moltiplicata, perché è diventata la madre di tutti noi che siamo figli di Dio. La storia si ripete quando sembra che Dio ci sta togliendo qualcosa, in realtà ci sta dando molto di più. La scrittura descrive diversi episodi in cui Gesù risorto incontra Maria di Magdala fuori dal sepolcro vuoto, i discepoli in diverse condizioni. San Paolo afferma di averlo visto anche lui, come scrive nella prima lettera ai Corinzi 15:5-8, apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. Inoltre apparve a Giacomo
e quindi a tutti gli apostoli, ultimo fra tutti apparve anche a me. Come non pensare che la prima persona a cui Gesù è apparso non sia stata proprio la madre, e come non provare ad immaginare ancora una volta un silenzio traboccante di felicità, perché non c'era nulla da dire. Ogni pensiero avrebbe rovinato quel stato di estasi che potremmo oggi chiamare ebbrezza di felicità. Impariamo quindi ad essere adoratori del silenzio di Maria, che è appunto un silenzio orante e adorante. Confrontiamo la nostra con la sua vita, non tanto nei fatti quanto nel modo di affrontarli, e preghiamo insieme. O Maria, mia santa buona Maria, fammi e fai comprendere a tutti il grande valore del silenzio nel quale si capisce Dio. Insegnaci a tacere per ascoltare la saggezza eterna. Insegnami a trarre dal silenzio tutto quello che contiene di grande soprannaturale, di divino. Aiutami a fare una perfetta preghiera, una preghiera tutta di fede, di fiducia e di amore. Quindi una preghiera che deve essere svuotata del nostro ego, del nostro io. La nostra deve essere una preghiera di fede, fiducia e amore. Una preghiera vibrante, energica, feconda, capace di glorificare Dio e di salvare le anime. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a noi. Alcuni di loro volendolo arrestare, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero loro: «Perché non l'avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei vi pregarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù, e disse a uno di loro: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli rispose: «Se fosse tu anche della Galilea, studi e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. E allora la liturgia non ha altro scopo se non quello di introdurci già con i testi che abbiamo ascoltato e che ascolteremo nei giorni successivi, in quello che ormai è l'avvicinarsi della celebrazione del mistero pasquale, di questo mistero che appunto ne parlano sia i testi dell'Antico Testamento, e anche Gesù adesso vediamo cosa gli succede. Ormai i tempi della verità, i tempi della rivelazione, della manifestazione piena si fanno sempre più forte e più si crea un certo caos attorno a lui. Ma saltiamo un attimo nel contesto dell'Antico Testamento, di questa prima lettura che abbiamo letto dal profeta Geremia, ci fa vedere come Gesù è sempre stato quel profeta, quel figlio di Dio, perché lui è più di un profeta,
che anche nel percorso della preparazione, possiamo dire, messianica, ha suscitato sempre delle difficoltà in un credere nella venuta del Figlio di Dio per poter realizzare quel progetto del Padre che è di quello di liberare l'uomo dalla morte. In fondo l'azione anche di Yahweh in tutto l'Antico Testamento è riservato a quel popolo, ma per una liberazione di tutta l'umanità dalla morte, di tutta l'umanità da quella schiavitù del peccato che purtroppo l'uomo non è riuscito ad osservare quello che Yahweh aveva ordinato, aveva chiesto semplicemente come un antidoto di rimedio a quello che era stato un po' la rottura dell'uomo con Dio a causa di quell'esperienza del peccato fatto nel paradiso terrestre. Per cui Geremia, ecco, ce lo racconta un po' in quello che sarà un po' l'immagine del Venerdì Santo, come un agnello mansueto viene portato al macello. Non sapevo che travavano contro di me, diciamo, abbattiamo l'albero nel suo vigore. Nessuno più ricordi il suo nome, ecco la potenza della cattiveria è quella addirittura di sradicare ogni memoria del bene che quest'uomo aveva fatto, ma in genere succede un po' anche a tutti coloro che nel suo nome opereranno nel bene, si tende a distruggere ogni traccia, ogni memoria che richiama questi semi di verità. E nel Vangelo invece vediamo come la parola di Dio, no? Che viene ascoltata, che viene predicata, e lo ha fatto Gesù, questo parlare a tutti, ha suscitato tante traversie. Di chi lo ha accolto in fondo sono state quelle persone umili, semplici, che della vita non avevano magari nessun ruolo sociale, ma per la propria umiltà, per il proprio ruolo che vivevano di semplicità, hanno con molta facilità ascoltato questa parola che è scesa nei loro cuori e sono diventati discepoli del Signore. Qui invece vediamo proprio coloro che erano preposti alla guida di comunità, alla guida di quei testamenti spirituali che c'erano in questo contesto appunto di farisei, come ci dice qui il Vangelo. I farisei ripetarono che non avevano nessuna intenzione di cedere a questa parola perché cozzava contro i loro interessi, cozzava contro le loro attese, vedute e aspettative di un percorso spirituale, per cui per scoraggiare, per non alimentare questa fiducia, ecco, loro dicono: vi siete lasciati ingannare anche voi. Questa è una storia che si ripete sempre per tutte quelle anime che sono oggi chiamate dal Signore ad evangelizzare la parola di verità, che siano consacrati, che siano laici, non importa, ma chi sta a servizio di Dio va incontro proprio a queste difficoltà di avere sempre avversari che sminuiscono il valore di quella parola, di avere persone che denigrano quel determinato tipo di discorso spirituale, perché quando la verità entra a pieno titolo nella vita di una persona, nella vita di un'anima, fa luce, e quindi naturalmente ti accorgi che ci sono delle cose a cui tu devi rinunciare, devi naturalmente fare una scelta, e se scegli quindi di essere nella verità avviene quello che noi chiamiamo il processo di conversione, e quando avvengono le conversioni naturalmente la potenza del bene, la potenza dell'amore si intensifica nelle relazioni di tutti coloro che scelgono il Signore e quindi operano in tutti gli ambienti, in tutte le strutture, in tutte le realtà, per cui cambia il volto anche di una società se veramente in questa società vivono persone che mettono al centro della loro vita la verità di Dio, e quindi tutto ha un sapore diverso rispetto a quelle società che invece scelgono di tenere come baluardi e principi della loro vita
i valori della morte. Per questo motivo Gesù diventa sempre la sua parola una sorta di controversia tra chi crede e non crede, anche perché la parola del Signore è una parola di fede, una parola che ti cambia, e chi vuole rimanere nei suoi meccanismi interiori, nei suoi meccanismi di coabitazione con certi atteggiamenti che si è scelto come modelli di vita, naturalmente una parola scomodante che richiede di ristrutturarti a livello antropologico, la fatica di voler cambiare, quindi rinunci e fai finta di non sentire questa parola, che come dice qui la parte del versetto dell'introduzione al Vangelo: beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutti con perseveranza. Quindi il tema della liturgia di oggi è soprattutto per la parola di Dio, che ha una visibilità per noi, che si chiama Gesù di Nazareth. Questo Gesù che è stato preannunciato nell'Antico Testamento come il Messia che doveva venire per liberare l'uomo dalla morte, di aprire questo dialogo tra l'uomo e Dio, cui l'uomo se ne aveva precluso con una sua scelta di libertà, facendo l'esperienza del peccato originale. Gesù viene portando quella parola del Padre, quella parola di eternità, ai cuori di ciascuno di noi, che se non siamo liberi da ogni attaccamento egoistico, da ogni attaccamento di interesse, di equilibri personali, se non siamo indisposti a giocarci tutta la nostra esistenza per una risposta seria e reale a Gesù, rischieremo di essere fuori da questo percorso, perché il Signore, ogni sua proposta si fonda su "se vuoi". Se non c'è questa prospettiva del cuore dell'uomo di accogliere questa chiamata gratuita, perché appunto siamo ancora presi dai nostri interessi umani, rischiamo, come vi dicevo prima, di rimanere fuori da questo progetto di salvezza. Ma siccome il Signore lo desidera per tutti noi, ecco, ci dà questo tempo, ci dà questo momento anche di riflettere, un momento anche di poterci un attimo fermare e in silenzio capire. Se riuscissimo a fare questo percorso, ringraziamo il Signore, ecco, che manderà il suo Spirito per le conversioni. E intanto preghiamo anche per coloro che hanno ancora questi cuori chiusi, affinché la potenza dello Spirito, l'intercessione di Maria, che invochiamo sempre, possa veramente nella Chiesa sorgere una nuova Pentecoste, dove tante anime lasciano il proprio io per vivere la loro vita con Dio.